Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. In apertura parliamo del referendum di ieri sulle trivelle, un referendum che da una parte ha visto la schiacciante vittoria dei sì, ma il risultato è stato invalidato dal mancato raggiungimento del quorum a livello nazionale, un quorum che ha sfiorato il 32%. Il servizio. Solo il 32% dei votanti si è recata alle urne per votare il referendum abrogativo sulle trivelle. Non è stato raggiunto il quorum e a niente sono valsi gli appelli di associazioni ambientaliste e forze politiche lanciati nell'ultimo mese. La regione con l'affluenza più alta è stata la Basilicata, proprio dove, settimane fa, è esploso il caso che ha portato alle dimissioni del ministro Federica Guidi. La regione con l'affluenza più bassa invece è stata la Campania, con il 17%. Poca informazione e tanta confusione sul caso, questo il rimprovero da parte di chi si era prodigato attivamente. Data la mancanza dell'election day, date le 3 settimane, 14 milioni di italiani che vanno a votare dicono al governo Renzi che deve cambiare la propria strategia energetica, non sono un risultato di poco conto. Poi volevo sottolineare una cosa, in Abruzzo, in Basilicata ovviamente ben si conosce il petrolio, si è superato il quorum. In Abruzzo le città e le zone che hanno superato il quorum sono tutte, quasi tutte sulla costa tetina e questo è un segnale importante per quel famoso parco nazionale della costa tetina, della costa dei Trabocchi che stiamo aspettando. A questo punto cosa succederà da qui in poi? Ma intanto la battaglia continua e non stiamo valutando un'ipotesi, un ricorso alla Commissione europea. Tenga conto di un particolare, che il regalo che Renzi ha fatto ai petrolieri concedendo le concessioni senza limite è in contrasto con la direttiva europea, la 22 del 94, che regola la concorrenza nel settore degli idrocarburi. Per cui o questa norma cambia oppure prima o poi arriveremo a pagare una multa. Spero che Renzi, dopo averci preso in giro con un referendum lontano dall'election day, averci fatto buttare 360 milioni per cercare di non ottenere il quorum, non abbia il coraggio di farci pagare anche la multa. L'inchiesta sul petrolio in Basilicata interessa anche l'Abruzzo. Oltre 13.000 tonnellate di rifiuti degli impianti petroliferi lucani sono stati conferiti a Chietiscalo tra il 2013 e il 2014. La denuncia è del Forum Abruzzese delle Acque che chiede chiarezza su quei rifiuti e sul loro smaltimento. L'inchiesta petrolio in Basilicata interesserebbe anche l'Abruzzo, perché? 13.000 tonnellate di rifiuti liquidi dei pozzi lucani sono stati trasferiti a Chietiscalo per essere smaltiti e secondo le carte, l'inchiesta della Procura di Potenza, sarebbero arrivati con codici CER, cioè i codici che identificano i rifiuti, diciamo non corretti, perché sarebbero arrivati come rifiuti non pericolosi, mentre invece secondo gli esperti, secondo i periti della Procura, si trattava di rifiuti da classificare come pericolosi. Ora è un fatto estremamente grave quello che è accaduto in Basilicata, però il fatto che arrivino 13.000 tonnellate di rifiuti nel nostro territorio, non avendoli prodotti in Abruzzo, questo la dice lunga sulla totale insostenibilità del mondo del petrolio. E siamo anche ulteriormente preoccupati del fatto che quell'impianto, sito a Chietiscalo, è stato poi interessato da un'altra inchiesta diversa, proprio pochi mesi fa, inchiesta appunto per smaltimento illecito, traffico illecito di rifiuti. Cosa vi aspettate? Ci aspettiamo che gli enti di sorveglianza della Regione Abruzzo intanto rassicurino sulla fine di quei 13.000 tonnellate, cioè sono stati poi smaltiti correttamente, cioè nel senso sono arrivati come rifiuti non pericolosi, ma almeno sono stati trattati realmente, concretamente, come rifiuti pericolosi al momento del ricevimento, oppure no. Da discarica di rifiuti pericolosi a potenziale parco fluviale. Sta per diventare realtà l'intervento di bonifica del sito ex Sogeri in Contrada Venna a Tollo. Mercoledì scorso, 13 aprile, a seguito di esperimento di gara d'appalto, i lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice e verranno portati a termine entro il prossimo 12 luglio. Una storia di ecomafia, di indifferenza, di inefficienza, di connivenze, una vasta area tra le province di Chieti e Pescara, che per anni ha raccolto veleni di ogni tipo, una discarica a cielo aperto in Contrada Venna di Tollo, che oggi vede finalmente, dopo 20 anni, l'avvio degli interventi di bonifica.
È una bonifica molto importante. Io ricordo che all'atto della campagna elettorale per le scorse regionali fu il primo e anche il più importante degli impegni che volli contrarre con quella comunità. Conosco molto bene quella situazione e in effetti la pericolosità non solo dei rifiuti che erano siti in modo illegale poi in definitiva in quel luogo, ma soprattutto i rischi eventualmente connessi a una esondazione, ecco, erano davvero molto molto elevati sia per l'ambiente che per la salute dell'uomo. Abbiamo stanziato questi 550.000 euro che servono a risolvere una delle emergenze ambientali più macroscopiche dal punto di vista della qualità dell'inquinamento che avevamo in Regione Abruzzo. Non è l'unica, insieme alle altre stiamo prendendo di petto, e come siamo abituati a fare noi, una per volta, per dare delle risposte a delle esigenze del nostro territorio e quindi anche delle nostre comunità che la guidano ormai da oltre 20 anni, come in questo caso e come nel caso di un prossimo tema di cui metteremo a conoscenza la stampa, che riguarda un sito in provincia dell'Aquila che abbiamo liberato da uno stoccaggio pluriventennale, da 26 anni erano lì, qualcosa come 3 km 800.000 metri di tubi di amianto in un terreno di proprietà regionale. Un 51enne di Pescara è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale del capoluogo adriatico per le lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale avvenuto ieri sera mentre era in sella la sua moto a Montesilvano. L'uomo stava percorrendo il lungomare in direzione Pescara alla guida di una Kawasaki 650 e all'altezza della rotatoria di via Marinelli ha perso il controllo del mezzo finendo a terra sulla corsia opposta dove è stato travolto da una Fiat Panda. Subito soccorso il 51enne, è stato trasportato in ospedale per un politrauma, è stato sottoposto a intervento chirurgico, la prognosi è riservata, dei rilievi si sono occupati i carabinieri della compagnia di Montesilvano. Una rapina è stata compiuta nel pomeriggio di oggi all'ufficio postale di Via De Amicis nel centro di Pescara. In azione prima delle 17.30 un malvivente che con il volto travisato e armato di un coltello, una volta all'interno si è fatto consegnare i soldi da una cassiera. All'interno diverse persone tra clienti e dipendenti. Subito dopo l'azione fulminea, il giovane che si è espresso in perfetto italiano è fuggito a bordo di una bicicletta. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia scientifica e della squadra volante cui sono affidate le indagini. Gli inquirenti nelle prossime ore visioneranno le immagini delle telecamere, il bottino ammonta a circa 500 euro. Gli educatori della Casa del Sole di Città Sant'Angelo chiedono un incontro con il presidente della regione D'Alfonso per conoscere il futuro della casa accoglienza che ospita 8 ragazzi diversamente abili. Questa mattina si sono recati sotto la sede della regione in Viale Bovio. La Casa del Sole è una struttura di Città Sant'Angelo che ospita 8 ragazzi grazie a un finanziamento della comunità europea, era un progetto pilota, giusto? E adesso cosa accade? Sì, il progetto nasce per dare la possibilità ad 8 ragazzi con disabilità grave di permettere la sperimentazione di una vita autonoma ed indipendente. Il progetto, come d'accordi, aveva la durata di un anno. La nostra preoccupazione più grande, in accordo e concordi con i genitori, è quella di capire che fine faranno questi ragazzi. Lasciarli dopo un anno, a nostro avviso, significherebbe vanificare tutto il lavoro fatto fino ad ora e tutte quelle autonomie, quelle abilità che i ragazzi hanno finora acquisito. Il presidente, dopo che ci ha ricevuto insomma, già una volta, ci aveva promesso questo incontro per chiarire la situazione e per vedere come poter andare avanti. Soltanto che sono passati già parecchie settimane e ha sempre rinviato questo appuntamento, quindi siamo stati costretti a venire qui pacificamente per avere una risposta da lui o da chi di competenza. Che cosa fai all'interno della struttura? Pulisco i cani, i gatti e tutti gli animali che ci abbiamo in quartiere. Prima di stare all'interno della Casa del Sole invece, cosa facevi? Stavo a casa. E che facevi? Niente. Stavi male quindi? Sì, sì. E questo ho fatto. Poi gli amici usciamo il sabato e la domenica.
Io il presidente Luciano non lo conosco bene a fondo, nel senso che non ho mai avuto rapporti stretti con lui, però so che è sempre stata una persona sensibile verso queste cause e quindi io spero che lui comunque lo sia ancora e che ci ascolti, perché ne abbiamo bisogno, perché noi siamo ragazzi che hanno ottenuto questo diritto anche grazie a delle cose che si sono venute precedentemente lui, che lui non può ignorare. E poi dopo che finiamo, se andrò bene la struttura lassù, e poi dopo a maggio di quest'anno io andrò all'università a Chieti. Ci siamo già ambientati, abbiamo conosciuto le OS, il coordinatore, ci vogliamo tutti bene. Si lavora molto, ci si mette tanta buona volontà, impegni e tante altre cose. Un incontro tecnico per affrontare le problematiche legate al ciclo idrico regionale. L'iniziativa, promossa dal presidente Luciano D'Alfonso, si è svolta nella sede di Pescara della Regione Abruzzo al fine di mettere in campo strumenti mirati a migliorare i rapporti tra i gestori del ciclo idrico e gli enti locali competenti, province e regioni, alla luce della legge regionale numero 36 del 2015. La riunione è stata l'occasione, inoltre, per il presidente Luciano D'Alfonso di ottenere dai gestori un report sullo stato dell'arte dei lavori appaltati per l'adeguamento dei depuratori. A Chieti questa mattina è stato firmato un protocollo d'intesa nazionale fra ANCI e Confcommercio, imprese e nuove politiche che offriranno sgravi fiscali per il rilancio di un settore ancora in crisi. Si parla di un protocollo che riguarderà le attività commerciali di Chieti, si parla anche di quella che è una nuova visione da questo punto di vista, che cosa comprende? Ma il protocollo è un protocollo nazionale che ANCI ha sottoscritto con Confcommercio Nazionale e che prevede che 44 città italiane siano sperimentatrici di questo nuovo modo di fare politica per il commercio e politiche per le città. Vuol dire fare progetti di rigenerazione urbana, ma vuol dire anche studiare una nuova modalità per attingere ai finanziamenti europei, in modo che questi non siano su dimensione nazionale ma abbiano la capacità di arrivare dentro le città e quindi aiutare quelle categorie che ne hanno bisogno, così come il commercio in questo momento. Ma un commercio vivo vuol dire anche città vive, ed è per questo che ANCI ha deciso di sottoscrivere questo protocollo e insieme con Confcommercio inseriremo questa sperimentazione che ci auguriamo possa dare risposte immediate al commercio di chi oggi lo fa ancora, ma soprattutto possa dare risposte a chi il commercio vuol farlo in futuro. Cosa cambierà in concreto? In concreto stiamo lavorando su dei progetti. I progetti prevedono anche delle iniziative di carattere legislativo, come ad esempio una cedolare secca del 10% per chi vorrà affittare locali ad uso commerciale, quindi avere certezza di quanto viene richiesto, ma soprattutto un costo più basso per chi vuole affittare. Quindi una serie di iniziative che vanno dall'agevolazione sino ad un progetto vero e proprio sul commercio e quindi sulla valorizzazione dei centri storici. Pizzoli ai pizzolani, recitava uno striscione xenofobo comparso questa mattina nei pressi del comune di Pizzoli, dove il sindaco ha stigmatizzato il fatto e ha parlato delle iniziative dell'amministrazione messe in campo per risolvere una questione che comunque esiste ed è molto sentita dalla popolazione. È stato prontamente rimosso lo striscione xenofobo che questa mattina è comparso sulla SS80 nei pressi del comune di Pizzoli. La questione migranti comunque nel popoloso comune aquilano esiste. Molti sono i richiedenti asilo e già una cinquantina sono arrivati e altrettanti ne arriveranno, come predisposto dalla prefettura, che ha fissato un tetto massimo di 700 migranti per l'intera provincia aquilana. Il comune di Pizzoli ha presentato un progetto al Ministero dell'Interno per fornire l'accoglienza di secondo livello, ma da Roma ancora non è arrivata alcuna risposta. Su questa questione che riguarda i richiedenti asilo ci stiamo lavorando ormai quasi da un anno. E abbiamo informato l'agenda, abbiamo fatto tutte le azioni amministrative che era possibile fare per gestire nel migliore modo questo problema, tra cui anche la presentazione di un progetto SPRAR al Ministero. Dopodiché abbiamo incontrato il prefetto e con il prefetto abbiamo trovato una sorta di tra virgolette accordo, nel senso che a Pizzoli gli immigrati sicuramente verranno, così come è definito da quel bando che la prefettura ha
ha espletato, però è chiaro che prima di mandarli qui e quindi arrivare al regime con i 106 che ci sono destinati, cercheranno in qualche modo anche di mandarli prima negli altri comuni dove magari ce ne sono di meno. E questa iniziativa da parte di Casa Pound la trovo assolutamente fuori luogo e fuori posto, perché loro ne fanno una questione xenofoba e non ci interessa a noi, perché Pizzoli è un comune accogliente ma che si sa difendere da solo quando è necessario rispetto a questi problemi. È chiaro che pure per noi 106 immigrati a Pizzoli su un totale di 700 in tutta la provincia sono troppi, e questo lo abbiamo detto chiaramente, ma nei modi e nei luoghi opportuni, quindi non è assolutamente necessario che si facciano queste uscite. Dopodiché io ho già dato mandato agli operai di rimuovere lo striscione, perché è ovvio che non vogliamo avere nulla a che fare con questa gente. Presentati questa mattina i lavori di realizzazione del ponte ciclo pedonale sul fiume Piomba. Il ponte per auto, bici e pedoni sarà realizzato grazie al protocollo d'intesa siglato tra le province di Teramo e Pescara e i comuni interessati. Il ponte viabile ciclo pedonale sul fiume Piomba, che interessa i territori delle province di Teramo e Pescara, grazie al piano triennale 2008-2010, per un importo complessivo di 2 milioni di euro. È l'ulteriore dimostrazione di come, investendo sulla mobilità sostenibile, si genera una regione attrattiva, bella, accogliente, di cui ha bisogno l'economia e ha bisogno anche tutta la stagione delle nuove generazioni. Attraverso questa operazione di collaborazione intercomunale, interprovinciale, di diverse generazioni regionali, noi oggi riusciamo a fare adeguatamente il nostro dovere, consapevoli che di qui a qualche settimana partirà un'altra operazione, realizzazione, per 60 milioni di euro, che farà di questa regione la regione più infrastrutturata per le biciclette non solo d'Italia ma d'Europa. Un'altra tappa fondamentale di questa realizzazione complessa, che è il Bike to Coast, che coinvolge 17 comuni e 3 province. Oggi diamo l'avvio a questo tratto particolare che coinvolge i comuni di Silvi e di Montesilvano, 2 province, Teramo e Pescara, e ovviamente la regione come ente finanziatore. Stiamo procedendo a tappe forzate, su 21 progettazioni coinvolte 17 sono andate già a gara, alcune hanno già terminato i lavori. Noi pensiamo che entro il 2017 possiamo completare quest'opera strategica per la nostra regione di 131 chilometri di pista ciclabile sulla nostra dorsale. Si apre questa sera la 3 giorni al Teatro Massimo di Pescara, che vedrà come protagonista Fiorello con il suo ultimo spettacolo, L'ora del Rosario. Stamattina il comico in giro per la città si è divertito a sorprendere cittadini ignari con degli sketch improvvisati. Fiorello a Pescara per una 3 giorni a teatro con il suo spettacolo L'ora del Rosario, in scena al Teatro Massimo. E questa mattina il mattatore ha deliziato alcuni cittadini ignari facendosi trovare in giro per la città con la sua tipica verve. Chissà cosa avrà pensato la signora che al bar del comune si è vista preparare e servire il caffè da un comico capace di fare sempre grandi numeri. Buongiorno signora, sta bene? €1.10. Ma si quant'è? 80? Disponibile e solare, sempre pronto allo scherzo, Fiorello incontra il sindaco Marco Alessandrini e si ferma a ricordare della sua visita a Pescara ai tempi del karaoke, la trasmissione TV che lo consacrò al grande pubblico. Nessuno di noi poteva immaginare che fu la prima volta che capimmo che stava nascendo un grande successo. Qua, 11 anni adesso, e avevamo l'impianto per 1000 persone. Lo ricordo, sicurezza per 1000 persone, transenne per 1000 persone. 20.000, voi eravate da che possibile. E poi, in tempi di social, Fiorello saluta tutti, annuncia un giro per la città e inizia a postare foto. Cittadini avvisati, da oggi a mercoledì, chissà che non vi ritroviate in uno sketch dell'amato Rosario Fiorello. Io adesso vado a immortalare la vostra bella Pescara. Benissimo. Noi siamo lì, sinceramente ci farebbe piacere ospitarti anche adesso, però immagino che un po' di un sacco da fare. Guarda, ho già postato una foto.
E ora apriamo la pagina dello sport, iniziamo dal premio Prisco. Questa mattina a Chieti, al Teatro Marucino, la cerimonia di premiazione. Tra gli altri il premio è toccato a Eusebio Di Francesco, pescarese ma attualmente tecnico del Sassuolo. Ascoltiamo uno degli organizzatori storici del premio, l'imprenditore Zaccagnini e il tecnico Di Francesco. Dobbiamo essere tutti orgogliosi e fieri di questo. Io mi ricordo quando la giuria, tutti, da Gianni Mura, Sergio Zavoli, a Giampaolo Ormezzano, a Ilaria D'Amico, tutti hanno mandato una terna di chi premiare, e il nome di Eusebio Di Francesco c'era a tutti i giornalisti. È stato per me, in maniera silenziosa, mi ero commosso, mi ha fatto piacere perché conosco Eusebio da quando era piccolo e ho frequentato, diciamo, la sua famiglia, i suoi fratelli, per cui sono affezionato, anche se non ci frequentiamo, però è una bravissima persona, per cui sono orgoglioso e fiero che lui ha accettato questo premio e che oggi è qui in cantina con noi. Ma penso che sia uno dei premi più ambiti a livello nazionale, e per di più sono orgogliosissimo di averlo ricevuto nella mia terra. Che dire di più, per me è stata una doppia soddisfazione. Eusebio Di Francesco ha un figlio che si sta facendo onore nella Virtus Lanciano, è arrivata anche la convocazione con l'Under 21. Ma devo dire che è cresciuto tantissimo, un ragazzo ha dei mezzi importanti, ma li aveva anche prima, non adesso. Dal punto di vista mentale, dell'approccio, sia agli allenamenti che alla gara, è migliorato tantissimo e si vedono i frutti in questo momento. Sta raccogliendo i frutti di grande lavoro che ha fatto in precedenza, perché mio figlio ha sempre lavorato con grande voglia, con grande passione in questo lavoro, e mi auguro che gli possa dare ancora tante altre soddisfazioni. Serie B, il Lanciano impegnato nella lotta per la salvezza, il Pescara in quella per approdare ai playoff. L'augurio di Eusebio Di Francesco qual è? Ad entrambi. Devo dire che il Lanciano è stato molto bravo a riprendersi, perché c'era un periodo in cui la davano predestinata alla Lega Pro, invece ha avuto un periodo veramente magico, unico. In questo momento è un momento di difficoltà anche un pochino societario, mi auguro che si possano riprendere, avere meno punti di penalizzazione che poi magari gli permetteranno di lottare fino alla fine per la salvezza. Mentre per il Pescara, anche il Pescara ha avuto un periodo difficile, nonostante dal mio punto di vista aveva fatto anche delle buone gare raccogliendo poco rispetto a quello che meritava. In questo momento è tornata a giocare a certi livelli, poi ha davanti, dal mio punto di vista, due giocatori importanti, uno è la Padura e l'altro è Caprari, che spesso fanno la differenza. Ed ora parliamo del turno infrasettimanale di Serie B, 37esima giornata, diramate le designazioni arbitrali, in particolare per le gare delle due abruzzesi. Spezia Pescara è stata affidata ad un abruzzese, Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano, Virtus Lanciano Novara a Maresca della sezione di Napoli. Trasferta di La Spezia vietata ai tifosi del Pescara, una decisione clamorosa presa dalle autorità competenti, poiché giunge nel giorno di vigilia della partita, quando già diversi sportivi avevano acquistato il tagliando della gara, sportivi che ora potranno chiedere il rimborso. Alla base del provvedimento ci sarebbero dei tafferugli avvenuti tra i tifosi del Pescara e quelli del Cesena la scorsa settimana presso l'area di servizio Cerrano sulla autostrada A14. E parliamo ora proprio di questa vigilia di Spezia Pescara, lunghissima la lista di assenti per il tecnico Massimo Oddo, che non riesce a recuperare l'attaccante Caprari, che non è stato convocato, squalificato il capitano Ledian Memusciai, recupero in extremis per il baby difensore Ventola, che dunque è stato regolarmente convocato per la trasferta ligure. Nonostante le assenze, il tecnico Oddo non si accontenta del punto. Ma la Spezia è una squadra forte, è una squadra molto forte. Se noi andiamo a vedere il tridente d'attacco dello Spezia, insomma, Catellani, Piccolo e Calaiò sono giocatori molto molto forti, così come tutto il resto della squadra, una difesa molto esperta. È una squadra, secondo me, tra le più competitive. Sarà una partita molto difficile, ma come lo sono tutte, non possiamo sapere e immaginare come andrà, perché poi alla fine quando gioca il Pescara, diciamo che l'andamento delle partite dipende molto da noi, e perché noi facciamo sempre comunque un certo tipo di gioco, affrontiamo le partite con un certo tipo di mentalità,
e quando ci riesce riusciamo a fare grandi partite, a volte ci sono momenti in cui non riusciamo a fare quello che vogliamo o comunque hai squadre davanti che te lo impediscono e le partite prendono una piega diversa, però si incontrano due squadre forti e secondo me sarà un bello spettacolo da vedere. Certo, noi ci arriviamo con qualche assenza di troppo, ma ormai questa è una cosa che perdura da un po' e continueremo a fare di necessità virtù. Ma io mi accontento del punticino provando ad andare a vincere, perché se noi dobbiamo andare a Spezia accontentandoci del punticino, gestendo la partita e il risultato, sicuramente non andrebbe bene la partita. Togliamo il problema, andiamo a Spezia per fare la nostra gara, per cercare di fare gol. Poi è ovvio che dovremmo essere bravi come lo siamo stati col Cesena, perché col Cesena noi siamo andati in campo per vincere, ma nei momenti di difficoltà abbiamo badato anche a non prenderle. E quindi quello è segno di una squadra matura che sa quello che vuole. Per quanto riguarda la Virtus Lanciano, domani sera delicato scontro con il Novara, quasi tutti a disposizione per il tecnico frentano Primo Maragliulo, l'unico assente sarà il difensore Dejan Boldor, infortunato, rientrano dalle squalifiche Aquilanti, Amenta e Bacinovic, regolarmente convocato anche Michele Rigione, nonostante non sia al massimo. In Lega Pro invece tiene banco la situazione del L'Aquila, ieri la sconfitta contro il Siena e la tensione nel dopo partita tra alcuni tifosi e dei calciatori rossoblu. E sempre da ieri sera è stato comunicato il silenzio stampa della società aquilana e dei suoi tesserati. Acque agitate in casa dell'Aquila Calcio, dove la sconfitta casalinga con il Siena sembra aver condannato i rossoblù ai play-out. La scossa attesa dalla società, con l'esonero di Perrone e l'arrivo di Modica, non è arrivata. E per questo da oggi tutti sono in silenzio stampa, per concentrarsi sulle prossime tre partite, utili per cercare di guadagnare posizioni utili in vista degli spareggi salvezza. Utile anche per non dare spazio a ulteriori polemiche, dopo il rovente post partita, che ha visto protagonisti un gruppo di tifosi e i calciatori Chiireletti e San Domenico. I tifosi avrebbero criticato duramente i calciatori, uscendo dallo stadio con amici e parenti, che secondo quanto appreso avrebbero reagito alla provocazione. Lo scontro verbale sarebbe sfociato in un accenno di rissa, sedato a fatica dagli agenti di polizia e della Digos, di cui si attende il rapporto per verificare responsabilità ed eventuali sanzioni. Il segnale è preoccupante. Fatti del genere, oltre ad essere gravissimi, testimoniano una tensione che non aiuta in vista del finale di stagione, che sarà tutto in salita, in linea con il campionato, che tra penalizzazioni, esoneri e risse rischia di finire nel peggiore dei modi. Ed ora parliamo del Teramo, situazione del tutto opposta in casa biancorossa. Ieri una schiacciante vittoria sulla Lucchese per 3-0. Tre gol, tre punti e la certezza, data dai numeri, di essere di nuovo ai nastri di partenza della prossima Lega Pro. Il Teramo nel pomeriggio con la Lucchese mette in cassaforte solo buone notizie e per quelle che erano le premesse ad agosto c'è da dire che si tratta davvero di un grosso risultato. Un avvio a rilento per i biancorossi. Il lob dalle retrovie di Caidi al decimo trova un altro pallonetto, quello che prova Moreo col piatto destro senza però inquadrare lo specchio della porta. È l'antipasto del gol del Teramo che arriva al quarto d'ora. Petrella sfrutta i blocchi sul corner di Paolo Antonio ma cicca il servizio del compagno di squadra. La conclusione che ne viene fuori diventa di fatto un servizio per Michel Cruciani, che si traveste da uomo d'area di rigore e trafigge Masi per il gol, che conferma quanto il centrocampista ex Benevento si esalti quando di fronte si ritrova una formazione toscana. Il diavolo preme allora sull'acceleratore. La conclusione mancina di Petrella al ventesimo è fuori misura, quella di Paolo Antonio, minuto 26, termina non molto distante dall'incrocio dei pali. Amadio, tornato sui livelli dello scorso campionato al 29esimo, chiude il triangolo con Moreo, con Di Masi costretto all'uscita a valanga. La Lucchese barcolla e crolla un minuto dopo, quando Petrella, grazie al lavoro spalle alla porta di Forte su Altobello, taglia in due la retroguardia rossonera, col destro che trova la parte interna del palo e con la sfera che si insacca in rete per il 2-0. La reazione è timida prima dell'intervallo della Lucchese nel destro a giro di un soffio fuori di Pozzebon.
ma il Teramo ogni volta che affonda fa male. Appena rientrati dagli spogliatoi cala il tris. Nemmeno 3 minuti e Forte vede con la coda dell'occhio l'arrivo sulla corsia di Di Paolo Antonio, che si sistema il pallone sul destro, apre il compasso e batte ancora Di Masi. Di fatto i biancorossi mettono in ghiaccio la vittoria. Da questo momento in poi, e mancherebbero ancora 42 minuti più recupero, e solo gestione del risultato. Nella Lucchesi il più attivo è sempre Terrani, al 50° in becca Fanucchi, chiuso dalla spaccata di Cecchini, che diventa un assist per la testa ancora di Pozzebon, che manca clamorosamente lo specchio della porta. Allora Terrani si mette in proprio, col destro dal vertice dell'area di rigore, che crea qualche grattacapo a Narduzzo. Poi la girandola delle sostituzioni, entrano i giovani Palma, Tini e Palestini per Petrella, Madio e Cruciani. Poi la lunga attesa, fino al fischio finale, che al Teramo regala la vittoria e la sicurezza della permanenza in Lega Pro. Sabato la trasferta di Pistoia sarà con il traguardo già in tasca. Per la Lucchese invece c'è ancora da lottare e alle porte l'impegno insidioso a Pontedera contro il Tutto Cuoio. Ora facciamo il punto del campionato di Serie D. Il San Nicolò passa sul campo della Miternina e si riporta a 2 punti dal 5° posto. Occasione persa per il Chieti, che pareggia a Montegranaro, mentre l'Avezzano fa Arachiri nel finale a Isernia. A Miternina e Giulianova sono ad 1 passo dall'eccellenza. La 4ª giornata di campionato regala sorrisi solo al San Nicolò. La squadra di Epifani riesce a neutralizzare gli effetti deleteri della sconfitta casalinga con la Recanatese, andando a vincere a Scoppito e giovandosi del passo falso casalingo dei Leopardiani, superati da una San Benedettese già promossa. Così si riapre la corsa al 5° posto, 2 i punti da recuperare a 270 minuti dalla fine. Al San Nicolò non resta che fare il pieno e sperare. In terra aquilana, Mattatori Bucchi, autore di una doppietta, e Merlonghi, che così sale in doppia cifra di marcature. Inutile il momentaneo pareggio per la Miternina di Giordano. La squadra di Felice è apparsa demotivata e rassegnata al verdetto della retrocessione, che aspetta solo la matematica. Stesso discorso per il Giulianova, che comunque ha lottato contro la Fermana. Alfadini tutte nella ripresa, le marcature di Molinari, autogol di Marzucco e Mastrilli. Proprio i canarini di Flavio Destro sono un terzo incomodo per la lotta al 5° posto. Lo scontro tra Fermana e Recanatese della penultima giornata potrebbe essere decisivo e il San Nicolò spera di usufruire di un eventuale segno X. Chi ha sciupato un'altra occasione per inserirsi in questa lotta è il Chieti, che a Montegranaro non è andato oltre lo 0-0 contro una Folgore Veregra a caccia di punti salvezza. Le due squadre si sono date battaglia ma hanno creato molto poco e alla fine è venuto fuori un pari che non serve a nessuno. Alla Folgore, che ora per salvarsi dovrà puntare ai play-out. Al Chieti, che ora resta a 5 punti dalla 5ª piazza. Domenica l'ultimo treno, all'Angelini arriva la Recanatese, c'è l'obbligo dei 3 punti. Ancora una beffa in trasferta per l'Avezzano, a Isernia sblocca subito di Curzio, pareggia Fontana, poi nella ripresa i marsicani fanno Arachiri, perdendo in superiorità numerica e con uno svarione difensivo clamoroso. Anche il pari sarebbe stato prezioso. Domenica al De Marsi arriva una Miternina a terra. Con una vittoria la salvezza sarà a portata di mano. È tutto per questa 3ª edizione del TG6, che torna domani alle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte.